un cittadino, Gaia? Vabbè, cazzo sei, Leopardi? Come cazzo parli? Cioè, ma è facile, ti avvicini? Va bene, rispondo io alla tua domanda, Nico. Allora, Gaia, fatemi finire. Fatemi entrare! Siamo partiti! Amore mio! Ma che cazzo? Ecco. Naya, ma dove minchia sei? Che stiamo facendo il salottino e tu qua ci scammi così? Dai, muovi quelle chiappette dorate e vieni qua, dai, forza. Le chiappette dorate. Però, eccolo mio fuori, fratello, tanto. Eccolo! Ciao ragazzi, ma siete già live? Sì. Ah, ditemi. Penso se entravo diceva robe mannabili. Ridevo un casino, te lo giuro, ridevo un casino. Cioè, se arriva Gaia, ragazzi, voglio avere l'onore e il privilegio di presentarla personalmente a Tatino. Tu non la conosci, vero, Tati, lei? Cioè, di persona no, però so chi è. Com'è? Cosa pensi, perché Tati, ride? Lei? Perché ride? Dai, spiegaci un po'. Che fratello Tati, fratello Tatino. Che devo dire? Bella ragazza, devo dire. Vabbè, dai, un po' più entriamo nei dettagli che a noi piacciono, le cose un po' più, no? Bella ragazza, dai, spiegaci un approccio che faresti con Gaia. Non lo so, sono sincero. Vabbè, chiederei se vuole andare a bere, un aperitivo. Ok, io ti faccio Gaia, ti dico sì, va bene, andiamo a fare un aperitivo, accetto, molto volentieri. È un po' difficile, ma approcciare con una che... le tecniche di Tatino, voglio vedere, no? Ma io in realtà non c'ho una tecnica. Io sparo cazzate, io inizio a parlare di cominciate. Ma lei, poi... lei la vedi Tati come una ragazza? Tipo, cioè, da farci una storia nel senso duratura, quindi una cosa seria, o tipo una roba da, capisci, mettere sul curriculum e basta? Questo non te lo so dire perché non la conosco di carattere, quindi bravo. Non te lo so dire. Bravo. Prima però... devo valutare. Impatto estetico? La mia sta domanda. Impatto estetico, posso dire che ci sono tanti motivi. Ma non ho capito, cioè sono due motivi o sono più motivi? Due motivi se guardi da qua in su. Da dove? Da dove? Da qua in su. Lo conosci Tatino, Gaia? Allora vi presento Gaia Salvatore, Salvatore Gaia e... vabbè, Tatino Gaia, Gaia Tatino, ok. Sì, è un momento un po' cruciale. Praticamente tu sei entrata in una situazione un po' hot, nel senso che ognuno di noi stava praticamente simulando il primo appuntamento con una ragazza sconosciuta, in questo caso Kat, ok? Io comunque volevo dirti una cosa, Nico. Guardati... Niente, quindi praticamente adesso Gaia c'è Tuna che sta simulando... Ma cos'è? Cos'è? Tatino che guarda i TikTok. Tatino, diciamo, che cazzo è? Comunque, prima che tu arrivassi, Gaia, abbiamo fatto, diciamo, delle domande tecniche su di te a Tatino, no? Perché abbiamo detto, guarda, probabilmente più tardi ci raggiunge anche Gaia, che abbiamo fatto un po' l'elenco delle persone che ci sono state. Abbiamo fatto un po' l'esempio e detto, cosa ne pensi, no, di Gaia? Cioè, la conosci o non la conosci? Ma detto, no, non la conosco. Allora io ho detto, ma Gaia, cioè, tu la vedresti come la ragazza, quella da costruirci magari una relazione seria o quella, capito, da così per divertimento? E invece ha dato una bella risposta, è stato un signore, è stato. Sì, però a primo impatto, così a livello solo estetico, senza guardare il carattere? Perché la vera domanda era così. Sì. Tatino è un po' rigirata, eh. Sì, però ha detto che hai degli occhi bellissimi. Va bene, rispondo io alla tua domanda, Nico. Allora, Gaia, il fatto è che a livello estetico. Aspetta, fatemi finire. Allora, ci sono ragazze che magari a livello di lineamento così sono più delicate, quindi dici, magari con quella mi farei più una storia seria, ok? Esatto, tipo ad esempio voi due. Neanche sì. Volgari, però sporchi. Un po' più, tra virgolette, sporchi, perché però un po' più rozzi. No, ti fanno dire, ok, me la chiaverei. Direttamente così, esatto, una botta e poi, vabbè, poi ovviamente devi sempre vedere il carattere comunque. Però ci sono... Chi se n'è andato? Ma? Ah? Ma Kat sei... No, scusate, la mia webcam che non ce la fa. Posso... Comunque, a parte questo, allora Tony, tu all'inizio volevi dire che non ero sicuramente da relazione seria, ma in realtà io i lineamenti... No, non è vero. Io ho sempre pensato invece che tu fossi da relazione seria, perché hai proprio dei lineamenti fini belli. Grazie, ho sempre pensato questo. Ah, Nico, che ora ride tanto, ma lo sa, no, anche lui. No, io rido perché ride lui. Nico, sono 10 minuti che sta così, che ride. C'è tutta la mia chat che sta spammando 32 anni, riverita tu una. Allora, praticamente okay. Non so se l'hai mai visto prima appunto.
appuntamento? Sì. Ok, quindi praticamente è una roba del genere. Cioè, tu una va a cena con sta ragazza qua che non conosce, che vabbè è Kat in questo caso. Allora, quindi stavo dicendo che comunque la fai sorridere, però le lasci allo stesso tempo parli e non parli, quindi fai parlare anche lei. No, aspetta, okay, perché aspetta, perché Gaia si è persa un passaggio. Descrivendo la tu stai descrivendo quello che dovresti fare. Sì, sì, esatto. Okay, però aspetta, okay. Lui si presenta già in ritardo, ha detto. Sì, ma poco, Gaia, 5 minuti, 3 minuti. Giusto per... Deve essere calcolato. Sì, il tempo. Io non li calcolo, ma comunque sono in ritardo, magari. Cioè. Perché tu devi partire prevenuto che la donna comunque arriva in ritardo. Vabbè, comunque sei già lì a cena, ok? Fai il misterioso perché devi suscitare interesse di lei, in lei. E lei deve capire cosa c'è dietro alla fine, no? Devi metterti anche un po' una maschera, però lasciandola un po' semiaperta. Ora lo sto spiegando di merda, però va bene. Cazzo sei, Leopardi? Come cazzo parli? Cioè, facci sta appuntamento. È tutta strategia, è tutta la cosa mentale. Comunque la porti a bere. Sempre meglio di Ezze che fa ubriacare e le porta in giro. Ma non è vero, mai detto sta roba. Mi dissocio completamente. Questo è quello che secondo te bisogna fare per portarsi una tipa a casa? No, non mettermi in bocca parole che non ho mai detto. Allora, vedo una tipa Instagram e la incontro anche a volte al bar. Facciamo, mettiamo che c'è anche un bar, sono in gruppo solo dai social, magari non le scrivete neanche, no? Quindi io so dove esce, però non ho confidenza. Come, secondo voi, cioè voi come fareste per cominciare a parlarle o comunque prenderci confidenza? Rispondere io, non può rispondere l'uomo in full schermo. Ma è facile, ti avvicini, vai dal barista e dici: guarda, porta un caffè a quella là. E poi dici: chi gliel'ha offerto il caffè? E poi inizi ad approcciare. Oppure passa al bangladino con le rose e dici: mi porti una rosa? Comunque, sai quanti mi hanno regalato una rosa, magari così? No, io non ho mai regalato rosa, mi sono fatto malissimo. Io non ho mai regalato rose. Cioè, rose nel senso a proprio appuntamento. Ma no, ma intendo proprio... No, che per parlarmi, sento... Mi danno qualcosa subito, no? Social. Cosa fai? Metti 3 like? Foto. No, i 3 like sono proprio da sfigato, cazzo. La classica mossettina, sì, quando hai paura. I 3 like sono sfigato. Io, cioè, molto diretto, le scrivi in direct, mandi un messaggio privato. Tipo, che messaggio scriveresti? Questa è una bella domanda, dipende dal contesto, dipende. Ma dipende dal contesto, esatto, la situazione è situazione, la tipa. Cioè, un minimo pretesto per attaccarti, ti attacchi a quello, magari se sai che lei è interessata su delle tematiche particolari, cioè dipende anche da quello che tu sai dell'altra persona. Tipo un messaggio che hai scritto una volta, come primo messaggio. Ciao bella, ho affittato Porsche Carrera. Vabbè, lo vuoi provare insieme stasera? Chiedi se vuole una rosa. Cosa mi hai scritto la prima volta? Io? Beh, ma c'era già confidenza, c'era già confidenza. Sì, diverso. Se volete vedere cosa ha detto Nico la prima volta che l'ha visto. Volevo vedere un messaggio per cui era tipo ciao qualcosa. Per partire sai che gioco GTA, mi vuoi scrivere? Cosa scrivi? Ma adesso sono stare influenzato, cioè adesso tipo ti direi ciao amo, ci vediamo per bere un aperitivo questo fine settimana. No, tu sai che io gioco a GTA, adesso facciamo uno scritto. Tu sai che io gioco a GTA, però mi vuoi scrivere un messaggio su Instagram, perché mi vuoi proprio scrivere, perché vuoi conoscermi, però non vuoi venire lì su GTA perché io sono completamente da un'altra parte, sarebbe brutto. Quindi vuoi scrivermi come hai scritto esatto? Ti direi ciao, come stai? Ho visto che anche tu giochi a GTA, te ne so, e poi mi attacco qualcosa. 3 hours later. Grazie per essere passata e della tua presenza del tuo tempo. Sì, sì. È stato un piacere. Anche per me, Tatino. Buona serata. Cazzo fate i cretini che fate? Cioè, mi immagino delle scene. Muride. Vabbè, dai. Dopo questa... Come risposta, in effetti, pure io, comunque, è stato un po'... Ma non dico... No, cioè, ma tu pensi sempre male, ma non devi pensare male. No, ho pensato dico male. Dico a Gaia. Gaia ha pensato malissimo, fra. Sogni un muro nero, vuol dire che hai voglia di fare, cioè tipo, tutti un botto di sogni in realtà sono poi verso il sesso. Non l'ho mai sognato un muro nero. Quindi comunque quando devi rimarcare una tipa di me sono un po' come Freud, capito? Le pensa che sei tutto intellettuale, in realtà sei un po'. Così a primo impatto, non conoscendolo, che impressione ti fa Antonino? Uno stronzo.